Abbiamo adesso il collegamento, sì. L'onorevole Stefania Ascari. Intanto grazie, mi presento, sono Angela Nicoletti, sono la relatrice. Prego, c'ha a campo libero. Innanzitutto volevo ringraziare di cuore, mi ha fatto veramente un tanto piacere, ringrazio l'avvocato Francesca Ruggeri per l'invito, ringrazio tutte le organizzatrici, gli organizzatori, tutte le persone che stanno seguendo, la collega e l'amica Veronica Giannone, quindi vi ringrazio, mi fa veramente tanto piacere. Per quanto riguarda la tematica che state affrontando oggi, è benissimo che sia stato organizzato questo confronto, ascolto aperto veramente a tutti. Teniamo presente che in questa legislatura il tema di cui io mi sono occupata maggiormente è il contrasto alla violenza di genere, la tutela minori. Sono stata prima firmatrice relatrice della legge Codice Rosso, questa legge che ha previsto questa corsia preferenziale alle indagini che riguardano i reati di maltrattamento, di violenza sessuale, di stalking, di lesioni commesse ai danni delle donne. Il Codice Rosso è stato un importantissimo punto di partenza, ma sicuramente non di arrivo, perché c'è ancora tanto da fare. Il Codice Rosso va dato il merito che ha esteso la possibilità di presentare la denuncia da 6 mesi a 1 anno, visto quelli che sono gli effetti di chi subisce violenza, che non è solo violenza fisica, le botte che si vedono, cioè anche la violenza psicologica che lascia danni non visibili ma profondamente devastanti, la violenza economica, il fatto di non avere un'autonomia, un'indipendenza e questo legame con chi insomma, ti ha impedito di lavorare o comunque di avere un conto corrente ti porta purtroppo a tornare da chi ti fa del male perché non hai un'alternativa, non hai la possibilità di poter dare da mangiare ai tuoi figli e questo è una violenza terribile indicata espressamente dalla Convenzione di Istanbul e così come la violenza assistita, violenza perpetuata davanti ai bambini, ai minori. Teniamo presente che col Codice Rosso un punto su cui veramente da relatrice mi sono battuta con tutta me stessa è stata quella di prevedere che grazie alla legge i minori sono sempre considerati vittime a tutti gli effetti, sia che subiscano sia che assistano alle violenze, perché assistere a una violenza è altrettanto grave e può portare da adulto a reiterare quello che hai sempre visto da piccolo. Teniamo presente che il Codice Rosso ha introdotto il reato nel caso di violazione del divieto di avvicinamento e ordine di allontanamento, una norma che comunque deve essere migliorata perché io l'ho vista già nel 2018, ma a seguito comunque di una mediazione politica viene prevista una pena da 6 mesi a 3 anni. Il problema è che bisogna intervenire per aumentare in massimo edittale per prevedere che vi sia un arresto obbligatorio nel caso appunto ci sia una violazione. Questo in realtà è stato in parte corretto con la riforma penale, però non basta, bisogna ulteriormente potenziare la norma con l'utilizzo concreto dei braccialetti elettronici che sono comunque stati aumentati di numero, va migliorato quello che è il sistema di GPS di proprio individuazione, no? Di chi potrebbe farti del male. I braccialetti elettronici oggi comunque ci sono, ma ancora oggi non vengono utilizzati. E perché non vengono utilizzati? Perché molto spesso c'è un problema a monte che è stato inserito nel Codice Rosso ed è una formazione costante, continua da parte delle forze dell'ordine, da parte di chi ha ogni giorno contatti con chi subisce violenza. Ed è qui il punto, a mio avviso, cardine, insieme a un altro, che tutti gli operatori che ruotano attorno al fenomeno della violenza di genere devono
essere preparati, formati, specializzati e competenti. Devono saper interloquire con una vittima, perché quando si siede davanti e trovi il coraggio di denunciare, bisogna essere precisi, puntuali, mettere tutti gli elementi, mettere tutti gli scontri, in modo che quando quella denuncia viene trasmessa tempestivamente, entro 3 giorni, al pubblico ministero, abbia tutti gli elementi per adottare le misure di tutela che le possono garantire sicurezza, protezione e soprattutto evitare quello che è successo anche ieri a Bologna, che una donna di 56 anni è stata massacrata, purtroppo è stata uccisa dal suo fidanzato che non ha accettato il rifiuto. Questa è sicuramente la formazione. Il Codice Rosso ha introdotto il reato di omicidio di identità, questo reato brutale, arcaico, che io non ti uccido ma uccido la tua identità, facendo in modo che nessuno ti possa più guardare. E questo è un altro reato che era previsto come lesioni gravissime e quindi come aggravante. Noi l'abbiamo reso un reato autonomo per il disvalore sociale che provoca e soprattutto i danni permanenti sulla vittima. Ed ancora il revenge porn, questo reato online dove sempre di più emerge l'hate speech, l'odio che colpisce noi donne, ed è sempre più grave quello che emerge, soprattutto nel vedere su TikTok dei video da parte di ragazzine che mettono il like per vedere picchiare un'altra coetanea e non capire che questa è violenza. Ed è per questo motivo che tra le cose su cui io mi sono battuta maggiormente è stata quella di introdurre l'educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola. Perché sono... Sono 40 anni che si scrivono leggi in tema di contrasto alla violenza di genere, sono 40 anni che si fa una normativa sicuramente di inasprimento delle pene, ma se ad oggi 2022 viene uccisa una donna ogni 3 giorni, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Bisogna cambiare l'approccio. La violenza di genere è anche e soprattutto un problema culturale, perché si nutre ancora oggi di discriminazioni, di disparità di genere, di stereotipi, di omertà, di ignoranze, di incapacità di amare. E quindi bisogna educare. Bisogna educare a partire dai primi banchi di scuola, insegnare ad avere comportamenti, relazioni sane, accettare il rifiuto, accettare e contenere la rabbia, perché se ti viene insegnato da piccolo, poi da grande avrai quegli strumenti, quell'alfabeto gentile delle emozioni che ti può aiutare a contenere ed essere un adulto responsabile. Io credo che questo sia lo strumento più forte su cui ci dobbiamo battere e dobbiamo pretendere che venga effettivamente fatto. Per quanto riguarda, e chiudo perché non voglio assolutamente trattenervi oltre, per quanto riguarda la tutela dei minori, abbiamo lavorato con la collega Giannone dal 2018 in modo incessante, senza mai fermarci, senza veramente avere un momento di tregua su quella che è la tutela dei minori per quanto riguarda una riforma del sistema affidi, per evitare che ci siano situazioni paradossali di maltrattamenti in famiglia e dove si vede il minore allontanato dalla mamma quando chi dovrebbe essere allontanato è chi fa violenza e chi commette questo reato abominevole. Ci siamo battute, è stato approvato un testo base prima che si sciogliessero le camere, in cui abbiamo previsto un principio di gradualità, ossia nel momento in cui ci sia la necessità di tutelare un minore si deve guardare a chi il minore, con chi il minore dei legami effettivamente vicini, quindi guardare i parenti al quarto grado, ai nonni, agli zii, agli amici magari di famiglia, prima di portare
immediatamente un bambino in una comunità, perché un bambino in primis ha bisogno di famiglia, ha bisogno di affetto, ha bisogno di stabilità e ha bisogno di essere amato. Quindi questa riforma io mi auguro che venga proseguita nella nuova legislatura, anche perché dal 2018 a oggi noi riceviamo centinaia di lettere di mamme che denunciano l'ingiusto allontanamento dei propri bambini sulla base di perizie false. Vedi il caso Bibbiano, che io ho seguito in prima persona perché è nel mio territorio, ma a centinaia in tutti i tribunali d'Italia. Io chiedo a tutte voi, colleghe, avvocati e pubblico, di fare rete. L'importante è fare rete, unire le competenze, fare un lavoro di squadra, suggerire quando ci sono norme che non funzionano, perché, come dico sempre, non esiste la legge perfetta, ma esiste la legge più condivisa, che nasce da chi ha le mani in pasta e che può dare un contributo concreto. Grazie, grazie a tutte. Grazie, grazie onorevole, grazie.